Una figura che si imponeva da sola, un personaggio a cui credere, un uomo pulito, un carisma naturale. Giovanni Spadolini è uscito indenne dalla Prima Repubblica. La malattia gli ha impedito di vivere la seconda. Certo ha amato questo paese e lo ha dimostrato immedesimandosi nel concetto stesso di democrazia. In questi ultimi 7 anni di presidenza del Senato, fino a quel 16 aprile di 4 mesi fa che lo ha visto uscire di scena, ha saputo elevarsi al di sopra delle beghe di parte e di campanile. Per lui il Parlamento era il cuore palpitante dello Stato. Per lui l'Europa era il futuro e le istituzioni le fondamenta da rispettare. Fra i suoi vezzi di storico e politico c'era anche il sottile piacere di ricevere i suoi ospiti nella Sala Rossa di Palazzo Giustiniani, residenza del Presidente del Senato. Qui, prima di qualsiasi discorso o intervista o colloquio, avvertiva: «Siamo nel luogo dove nel 1946 fu firmata la Costituzione». Nello spirito liberal-democratico che ha sempre contraddistinto le sue battaglie e le sue scelte, comprendeva la necessità di profonde riforme, ma non nascondeva la preoccupazione per il rischio di eccessivi sconvolgimenti. Curioso che il primo presidente laico del governo fosse anche uno dei politici più accorti e sensibili al dialogo con il variegato mondo cattolico. Chi sia stato Spadolini non è facile dirlo. Il giornalista, giovane direttore del Resto del Carlino e poi del Corriere della Sera, il professore di storia contemporanea che produceva libri, saggi e raccoglieva cimeli garibaldini nella sua casa di Pian dei Giullari vicino a Firenze. Studiava il Risorgimento, sognava quell'altra Italia che aveva ispirato Mazzini e poi la Malfa, l'Italia dei diritti e dei doveri. Quando nel 79 fu eletto segretario del Partito Repubblicano, scosse l'Edera da un antico torpore, ne fece un partito con un peso politico di gran lunga maggiore di quel 5% di consensi. Mediatore fra gli estremi, riuscì a mettere in equilibrio la bilancia di un governo dove coabitavano anime socialiste, laiche e cattoliche. Fu lui a coniare l'espressione questione morale ed eravamo nei primi anni Ottanta. Condannava la partitocrazia ma difendeva la legittimità dei partiti. Gioì quando l'Italia vinse i mondiali di calcio dell'82 durante la sua presidenza del Consiglio, ma la sua più grande soddisfazione fu quella di essere riuscito a portare il paese fuori dagli anni bui del terrorismo e della P2. Non lo si può dimenticare, non si potrà dimenticarlo.